l'Inter un vantaggio che però è stato messo in crisi da tanti avvenimenti durante i primi 45 minuti, no, Luca? Sì, però questa partenza non è stata una bella partita nel primo tempo. Io, se fossi Allegri, sarei arrabbiatissimo. Ma come, dopo 4 minuti abbiamo parlato tutta la settimana della necessità di non concedere gol evitabili attraverso errori non forzati, quindi sul calcio di punizione, marca il tuo uomo. E invece qua, prima il gol e poi un altro gravissimo errore che poteva costare il gol del 2-0. Ecco, perché tu E qua dici mi se dico fossi Zimbabwe, Allegri ma tu. sarei arrabbiato, ma forse Stramaccioni qui si è mangiato gomiti, mani, non so, unghie. Eh sì, perché poteva essere il 2-0 e quindi il gol del KO. No, ma Allegri deve essere arrabbiatissimo perché in una condizione, in un derby non si può regalare niente. Si può perdere, ma gli avversari se lo devono meritare. Poi ci sono stati due errori assolutamente evitabili. Poi la reazione, la grande reazione dopo il doppio, diciamo, gol mancato da parte dell'Inter con Milito. Sì, non proprio una grande reazione, diciamo No, che c'è tu l'hai stata vista un po' una meno, una reazione, reazioncina. anche perché il Milan forse si aspettava di giocare una partita più negli spazi in contropiede, invece è stata costretta ad andare ad attaccare l'Inter, che si è chiusa molto bene, a parte questo errore qua, in fase di disimpegno, e qui Boateng non trova la porta, però bravo Emanuele. Cioè, il Milan ha dimostrato un po' di carattere, però non ci sono le idee Anche chiarissime. perché l'Inter gli ha permesso di più di fare la sua partita, cioè quella della ripartenza, no? Diciamo garibaldina, come l'avevi definito nel prepartito. C'è il fallo su Handanovic, giudicato dall'arbitro, e l'annullamento del gol Sì, realizzato da Montolivo. ma Che ne possiamo pensi? discutere del fallo, ci fosse oppure no, di sicuro quello che ha fatto Montolivo dopo, probabilmente il fischio dell'arbitro, cioè tenerla così bassa da 30 metri di collo, complimenti a Montolivo. Qua l'arbitro ha giudicato questo intervento di Magnus involontario, sicuramente però falloso, e questa è una decisione dell'arbitro. Fa discutere, la dobbiamo rivedere con Sì. calma, anche il regolamento alla mano, alcuni suggerimenti ce li davano Fabio Caressa e Beppe Bergome, ai quali rivalo la linea per il secondo tempo di questo derby palpitante. E Napoli sta vincendo. E il Napoli sta vincendo, rivedremo tutto dopo, c'è un post partita ricchissimo, a voi, linea ai campi.